Bella a tutti ragazzi e bentornati sul Silver. Ok, dobbiamo fare la palestra di... Nina. Visto che Koga è un Super 4, suo figlio, ovvero Nina, fa le sue veci. Andiamo a visitarla. So che molti di voi penseranno che io faccio la palestra di Nina prima di quella di Erika, ma non importa ragazzi, perché accanto tanto l'ordine non conta. E visto che questa parte mi sa che verrà breve, penso anche di far restare le lotte, ma solo queste in palestra, così, perché mi sento generoso oggi. Iniziamo. Ok, lei ha una Nidoqueen Surf. Direi che c'è andata anche benissimo, visto che non sapevo chi mandasse e il primo era Vaporeon. Comunque sì ragazzi, questa sarà una palestra delle più facili, perché spesso i tipi veleno sono anche associati al tipo insetto e erba, volante, nel caso di Crobat. Quindi sì, sarà relativamente facile. Ok. Aiuto di Silestia in corso. Ok, questo qui è Nidoking. Giustamente. Se c'è la femmina c'è anche il maschio, no? Bye bye Nidoking. E ciao anche a te. Beh, c'è di strano su di camuffi da Nina. Vabbè, lasciamolo stare. Qui sono tutti ragazzi che... o ragazze che si mettono in cosplay, come vedete. Sono dei troll, in pratica. Ok, lei ha... Gloom! Nessun problema. Raggio Aurora. E ciao ciao Gloom. Vai Gloom. Ok, meglio cambiare. Vai Typhlosion. Tu che sei il nostro capo. Tu che te ne occupi di queste cose e che te ne intendi di incendi. Ciao ciao Vai Gloom. Ciao ciao e addio. Ok, Arbok. Dugtrio. La soluzione ai nostri problemi. Ok, uso per potenza. Ma a noi ci fa due pippe, perché usiamo Geoforza e lo trolliamo a nostra volta. Brutto colpo. Beccati questo Arbok. E ciao ciao Alice Pupa. Sì, ok. Ciao anche a te. Come vedete ragazzi, qua ci sono delle barriere invisibili. Ma un modo c'è per andare lì. Così. Allora, questo mi sa che è meglio mandarci contro Typhlosion, anche perché è a 52 ancora, mentre Vaporeon è a 55. Oh, Bulbasaur. Che paura.
Vabbè ragazzi, dai, questo era facile. Divisaur? Prevedibile, molto prevedibile. La nostra linda pupa, molto prevedibile. Ok, allora adesso c'è Venusaur, che però non è a livello di Teflusion ovviamente, perché diciamocelo, non può sopravvivere a un lanciafiamme. Appunto, brucia Venusaur. Ok, ciao. Ok, adesso è il turno di Nina. E mi ricordo che per primo ha Ampharos, cioè ha Crobat. Quindi usiamo Ampharos. Si sente motivato. Bravo, questo spirito giusto. Anzi, brava. Ampharos Mask ce l'avevo sul DS. Allora, vedremo presto una cosa. Guardate niente, ragazzi. Di solito i capi palestra di Kanto hanno il livello sul 50, no? Ecco, Nina è l'unica che ha i Pokémon sotto il 50. Appunto, 47. Per quello dicevo che era facile. Oltre all'altro motivo che ho spiegato. Ok, Crobat è andato KO. Ma non c'era nessun dubbio, ovviamente. Oh, c'è anche Crobat il mio, che deve recuperare. Vabbè. Allora, Crobat, vai tu! Se magari volo non lo fallisce, sarei anche contento. Chissà. Ok, non l'ha fallito. Perfetto. Oh, finalmente Crobat ha modo di rendersi utile per il nostro team. Venomoth. No, lasciamo lei. Oh, 51. Ah no, 50, ok. Doppio team. Maledizione. Doveva proprio usarlo. Guarda. Ah, ma per fortuna Crobat sta facendo miracoli. E non sta sbagliando neanche una volta. Grandissima. Altra esperienza preziosa. Weezing, questo ha le difese dure dal lato fisico, quindi manderei piuttosto Teflusion. Però con un lanciafiamme che è attacco speciale non può di certo resistere. Quindi addio Weezing. Ok, stranissimo che non abbia, cioè che non sia andato KO. Ma la tua vita finirà presto, non ti preoccupare. Ammasso di nuvole velenose o qualsiasi cosa tu sia, ma comunque crepi adesso, perché lo dico io. Perfetto. Ciao ciao. E adesso? No, niente sdoppiatore. Vabbè, a parte il veleno, che curerò dopo. Ok,
Ok, e rimane l'altro ragno. Anzi, l'altra ragna. Vabbè, sì, Eriados è una tarantola, quindi sì, è peggio dei ragni, che non sono velenosi di solito. O almeno da quello che so, in Italia non ci dovrebbero essere ragni velenosi, a meno che non si vada sulle Alpi. Ok, scusate, quando parlo può succedere che tossisco due secondi, ma tranquilli. Anche perché mi è passata in maniera notevole rispetto all'ultima volta che stavo commentando. Ok, abbiamo la medaglia anima e anche l'MT velenpuntura. E abbiamo un antidoto, vero? Allora, no, però abbiamo 10 cure totali, quindi tieni. Cerchiamo di non sbattere contro i muri, per favore. Mi sta arrivando un colpo di tosse, scusate un attimo. Come vedete, io ce la metto tutta per continuare sul silver, perché ci tengo. E quindi questi piccoli, queste piccole cose tipo la tosse, che però ripeto è una cosa che ho leggerissima proprio, non saranno di certo un ostacolo per me. E state sicuri, ragazzi, che io continuerò. Anche perché ormai manca solo, anche perché dicevo, manca solo Brock, Blaine, Erika e Gary, o se volete dirlo Blue. Io dico Gary perché sono abituato a chiamarlo così sempre, da quando avevo rosso fuoco. Quindi non venitemi sotto nei commenti a dire ma si chiama Gary, ma si chiama verde, si chiama blu. Chi se ne frega, ragazzi, il personaggio è quello. L'importante è che sia ispirato sempre alla stessa figura, ovvero il rivale presuntuoso, arrogante, bla bla bla, quello che sfotte sempre nell'anime. Petra, cosa vuoi, Petra? Ah, una sfida. Vabbè, mi allenerò off camera, ovviamente. Intanto vedo cosa c'è in giro. Allora, vediamo. Casino di Azzurropoli. Sì, però c'è il gioco Gira Voltorb. Eh sì, perché ragazzi non potete più collezionare i gettoni. E questo dovrebbe essere tipo che hanno smesso da Platino di mettere le slot machine e recuperare 500 gettoni a volta. Non sono sicuro di aver letto bene su internet, ma mi sembrava di aver letto tipo protesta perché incitano al gioco d'azzardo. Vabbè, solite cazzate, sapete com'è. La gente non è mai contenta se non ti segnala qualcosa, ma non costruttivamente, così. Allora, adesso io vado al centro commerciale, ragazzi, non per fare shopping, ma perché guardate chi c'è. Ehi là, ci conosciamo? Oh, questo sì che è una bella maschera. Desideri qualcosa? Con lo sguardo? Non è possibile. Non vuoi dirmi, non dirmi che vuoi la maschera, la mia maschera da uomo al distruttore? Ok, scusate, non so cosa cavolo ho letto. No, mi spiace, tutto ma non questa. Cosa? Non è questa che vuoi? Vuoi quest'altra? Beh, quella va bene. Maschera Turtwig. Poi ci dà maschera Chimchar e anche maschera Piplup, ovviamente, perché ricordate, non c'è due senza tre.
E questo è uno dei due capoplestra di Sinnoh che si può trovare qua accanto. L'altro capoplestra si potrà trovare a Johto. Ed è sempre originario di Sinnoh. Qua non avevo visto il postino. Vediamo cos'ha. Che è tanto che non lo vedo sto postino. E mi sembra che sia meno rosso rispetto al passato, tipo. Wow. Parlo tipo come se non lo vedessi da un anno. Ma chi se ne frega, sono un postino, dai. In fondo. Che poi ci consegna le bacche. Allora sarebbe un contadino, non lo so. Sì, vabbè, nostra madre che ci compra le bacche. Che sono, contadino? È ufficiale, ragazzi. Non riesco. E intendo a togliermi di mezzo sto coso. Perché mentre parlo sembra proprio che, non so, stia per finire la mia vita. Ma tranquille, ragazzi. In fondo non è niente. Quindi, ad Azzurropoli non rimane niente se non fare la palestra di Gardenia, che è qui dietro. E c'è un vecchietto che spia in una ragazza di sole donne. Ma vabbè, quel pervertito lì si sa com'è. I nonnini si divertono in maniera stramba. Ad ogni modo, ragazzi, la parte finisce qui. Chiedo scusa se ho fatto qualche colpetto, ma immagino che mi perdonerete, dai. Quindi, mi piace, commento e iscrivetevi. Io vi aspetto nella prossima parte. Ciao a tutti, ragazzi.